Andiamo, X. Questo è il migliore di tutti i tempi. Sì! Sono il campione! Il numero uno! Sì! Sì! Devo chiamare Margaret! Oh! Oh, cavolo! Che succede? Abbiamo preso la crosta. Abbiamo trivellato troppo a fondo. Hai sentito? Cosa diavolo è? Spostati! Dannazione. Ci è mancato poco. Sono in debito con te. Dobbiamo chiudere la valvola per rilasciare la pressione. Forza, andiamo! Quando te lo dico io, ok? Spingi! Forza, muoviti! Corri, corri, corri! Forza, muoviti! Andiamo! Corri! Oh! Lasciala lì! Sbrighiamoci! Forza! Dai, amico, andiamo! Sto scivolando! Ma abbiamo ricevuto 3 chiamate da Long Beach per la scossa di stanotte. Andiamo, questa è Los Angeles, abituatevi. Ora torniamo alla vostra musica preferita. Ora
guarda a sinistra. La mia o la tua a sinistra? Non so da che parte stai guardando. Mamma, non vedo niente. Ok, sono dietro lo scatolone con su scritto Natale. Ciao. Dietro le cose di Natale. Oh, credevo che la venissi a prendere stasera. Volevo vedere se aveva voglia di uscire con il suo vecchio. Mamma, non vedo niente. Ok, l'ho trovata. Ok, perfetto. Cosa cerca? Attenzione. Aspetta, chi va in campeggio? Io e Cindy. Cavolo, starà per arrivare. Ehi, pensavo avessimo dei programmi per stasera. Credi davvero che pizza e film valgano come programmi? Scusa, papà, faremo qualcosa la prossima settimana, ok? No, no, non è ok. Non puoi cancellare un appuntamento all'ultimo minuto. Oh, sul serio? Di ai genitori di Cindy che avevi da fare e che I noi siamo... I genitori non vengono. Mamma, non trovo la tenda. Beh, di certo è lì, da qualche parte. Aspetta, non le accompagna nessuno, tu lo sapevi. Cosa vuoi che faccia? Che si metta a supplicarti affinché tu dica di sì? Ha la sua vita, e lo sai. Sì, e apprezzerei che non mi tagliaste fuori completamente. Sono 3 giorni in un parco nazionale, starà bene. Ehi, vuoi andare in campeggio? È fantastico, pensa, mi prendo le ferie dalla stazione 5, così possiamo stare insieme. Basto. Senti, sai quanto è pericoloso campeggiare nella foresta? E che cosa faresti se incontrassi degli orsi? Orsi? Non dormirò nei loro letti, non siederò sulle loro sedie e non mangerò la loro zuppa. Non mi piace questa storia. 2 ragazze sole nella foresta. Ci saranno anche Derrick e Warner. Cosa? 2 ragazzi con voi? Sono anche peggio degli orsi, tu lo sapevi. Papà! Devi fidarti di me. So prendermi cura di me stessa. Ok. Grazie. Solo promettimi che se incontri tua nonna con una vestaglia, farai attenzione. Forse è un lupo. Sta tranquillo. Nonna è tipo da pelliccia. E ha i pollici. Ok, hai preso tutto? Non vedo niente. Non sarà niente. Niente, niente. Dove sei? Ah, ok. Eccolo qui. Vediamo un po'. Oh no, ti ho beccato. Dottor Gladstone, che bella sorpresa. Quante telefonate da stamane? 8. Solo? No, non ho visto il sismografo della scorsa notte. Non ho ancora preso. Dottore, è il mio primo giorno di lavoro oggi. Il bacino di Los Angeles mostra sempre attività nella crosta profonda. Scosse di assestamento? Preliminari, non crede che sia un po' inverosimile? Ok, gli darò un'occhiata. Dottore, gli darò un'occhiata, lo prometto. Ascoltate questa. Racconta. La sua ragazza è ubriaca più che mai. Lo guarda dritto in faccia e fa: se non è una banana, cosa ci fa nei miei cornflakes? Wow. Vuole altro champagne? Io la voglio. Vado a prenderlo. Ehi, cos'altro si può volere? Ehi, non è stata colpa mia. Ho preso le bollicine, pronti per le bollicine. Bella macchina. Grazie. Hai controllato l'olio? Sì, la scorsa settimana. Daddy, devi stare zitto. Le gomme quando le hai fatte controllare? Credo 3 mesi fa. Credi o lo sai? Lo so. Le ricevute sono nel porta oggetti. Cosa c'è lì? Solo cibo e bibite, signore. Buon per te. Ciao. Ehi. Cavolo, Nikki, tuo padre è troppo protettivo. Beh, questo weekend ha molti motivi per esserlo. Cosa avete in mente? Niente. Dai, fatti gli affari tuoi. È qualcosa di pericoloso. Oh, mio Dio. Sentite, in questo caso anch'io dovrei esserne informato.
Avete delle armi? No. Certo che no. Fuochi d'artificio potrebbero essere letali, specialmente nella foresta. Nel sud della California ci sono... Zitto, Toblostio, ti lasceremo a casa. Faresti meglio a non parlare per tutto il viaggio, se no sbatterò il tuo culo in mezzo al deserto. E non mi importa se sei tu che paghi la benzina. Zitto, Warner, santo cielo. Sì, in effetti. Cavolo, questo è ridicolo. Tuo padre è un vero rompipalle. Cos'è, un guardiacaccia scozzese, per caso? È un ingegnere, si occupa di fratturazione. Cos'è la fratturazione? È una cosa fica e molto controversa. Sai, il loro lavoro consiste nel trivellare per un chilometro la crosta terrestre per cercare gas naturale e greggio. E quando li trovano, trivellano ai lati e innescono una serie di esplosioni. E alla fine riescono a tirare fuori milioni di galloni di acqua pressurizzata. Capito? Che cosa ti ho appena detto? Eccolo. Ma stiamo fermi. Ehi, calmati ora. Sei un idiota. Un deficiente. Ok, possiamo andare. Finalmente. Ehi. Io sarò proprio qui, se volete vedere la trivella. Alle 19 apriremo tutte le pompe. Sarà uno spettacolo. Sì, verremo sicuramente. Possiamo andare. Ultima domanda. Quante birre puoi bere per guidare in sicurezza? Papà, Derek non risponderà alla domanda. Beh, in realtà l'alcol... Ehi, l'ho chiesto a lui, non a te. Andiamo, ragazzi. Non devi rispondere nessuno. Una birra. No, sbagliato. Non hai 21 anni. Signorina, scendi dalla macchina. No, ora. Papà, piantala. Ti prego. Ok, dovete chiamarmi per qualsiasi problema. Niente guai, chiaro? Sì. Grazie, papà. Ciao. Mi dispiace. Si parte. Sei troppo possessivo. Se continui così, l'allontanerai di più. Ora sono confuso, Steph. Sono troppo coinvolto, non abbastanza. Essere troppo protettivo non significa essere di supporto. Devi fidarti di lei. E quel rilevatore GPS che hai messo nel cellulare? Sì, ma quello è diverso. Davvero? Sì. Ehi, sì, capo. Sì, mi sbrigo, sono un po' in ritardo. Passo a prendere Hector e arrivo subito. Prima di andare lì, fermati alla stazione di pompaggio 3. Abbiamo un picco e la stazione ha smesso di funzionare. Abbiamo perso tutte le letture. Forza, muoviti, fretta! Forza, togliti di mezzo! Ok, sì, cosa sai da Paxton? Ah, non l'ho sentito per niente. Ha lavorato tutta la notte, quindi starà dormendo. Qual è il tuo problema? Entra oggi, per favore! E spostati! E la sicurezza? Ubriacone probabilmente è svenuto. È un grandissimo idiota come questo imbecille davanti a me. Spostati, idiota! Non è da Paxton non controllare, in ogni caso. Guarda che a Los Angeles si va più veloce, amico! Spostati, mannetta! Certo! Ehi, Jack, ci vediamo nel pomeriggio. È un grande giorno, amico. Non vedo l'ora di aprire. No, dovresti vedere questo tizio. E sta nella tua corsia, idiota! Senti, ora devo andare. Sarà una di quelle giornatacce. Scusa. Mi dispiace metterci il carico, ma potresti firmare questi e spedirli quando puoi? Certo. Salve! Salve, sto cercando il dottor Booker. Potrebbe indicarmi la sua stanza? Scusi. Scusi, mi scusi. Salve, dottoressa Schiffman. Non è lei? Sì, è la seconda volta che vengo chiamata dottoressa oggi. Non sono abituata. Emily, va bene, signore. McCall, facciamo un giro? A che ora arrivano gli altri? Forse è presto. Siamo solo noi, agli ai dipendenti. In effetti sono sorpreso che ti abbiano assunto, ma posso sfruttare il tuo aiuto, soprattutto oggi. È stata una mattinata movimentata. Abbiamo ricevuto 15 rapporti da ieri sera e non riesco a trovarci un senso. Me l'hanno detto. Gladstone. Sì, l'ho conosciuto al seminario sulla paleosismologia a Berkeley e chissà come sono diventata sua amica. Sì, quell'uomo è come un cane, lo accarezzi e non lascia più le tue gambe. Ha letto la mia tesi e ha voluto conoscermi. Sì, anch'io gli ho dato un'occhiata. Era sul contenimento... Dell'epicentro. Sì, sul contenimento dell'epicentro. L'ho trovata... Ridicola? No, non volevo dire questo. No, va bene, i miei professori pensavano la stessa cosa. Era solo una teoria ingenua che mi ha fatto ottenere una C meno. È un lavoro... alla gloriosa USGS.
Sì, ma dato lo stato delle cose, questo posto non dovrebbe essere una priorità. Sono in linea diretta con il governatore ogni volta che ce n'è bisogno. Davvero? E lui com'è? Non l'ho mai conosciuto, quindi... Ah. E qui c'è la lista per iscriversi alla Softball League dell'azienda. Per ora ci sono solo io. Gioco in prima base. Ok. Già. Qui ci sono le regole per usare il nostro microonde... E, e qui giù c'è la tua postazione. Ora, riceviamo molte chiamate da tutta la mattinata a proposito delle scosse, ma niente di grave, nessun danno grave, solo qualche bicchiere rotto e oggetti che cadono dagli scaffali. Il problema è che non è stata rilevata nessuna attività sul sismografo. Cosa posso fare? Abbiamo 300 sensori sul bacino del fiume. Questi rapporti sono delle ultime 12 ore e ho bisogno che tu veda se c'è qualche strano picco. È uno scherzo per la nuova arrivata. Non avete qualche tirocinante o un computer programmato per farlo? Non abbiamo i soldi per le spille della spillatrice. Non dovevo sprecarne una. Mi dispiace, ci siamo solo noi. La terza volta oggi. Ora ascoltiamo la vostra musica preferita. Ehi, i documenti per la libertà, eh? Cosa? Dammi qua. È il colpo finale. Allora, qual è il piano? Andiamo in uno strip club o darai un'occhiata online? Altre donne, no. Ne ho piene le tasche di loro comunque. Soprattutto della più piccola. Sì, non è più tanto piccola. Ha 18 anni. 18? Wow. È nell'età fuori dalla mia vita. Abbastanza. Io odio, esci dalla mia camera. Esatto. Spero che tu muoia, così potrò ereditare, trasferirmi a Las Vegas e prostituirmi. Forse ho un po' esagerato. Cosa non va fra voi? Non è troppo lontano dalla verità. Ricordo quando ero un eroe. E ora sono solo un noioso imbarazzo. Eh sì, è così. Hai ragione, purtroppo. Tuttavia, l'unica donna che mi sta rovinando la vita non è né Steph né Nicole. Mi capisco, la Trivella è la peggiore stronza che conosca. È mia moglie da 2 anni ormai, 2 lunghi e miserabili anni di abusi coniugali. Senti i rumori. Beh, per fortuna oggi questo matrimonio finirà, per entrambi. Meglio. Oh, lo farà. Ho una buona sensazione. Gira, tesoro, gira, è il tuo compleanno, forza! Avanti, forza! Vai!
No, Gladstone. Abbiamo informazioni. Le stiamo cercando. Neanche la conosci, mia madre. Anomalie nello strato profondo della crosta. Ok, aspetta. Cos'hai trovato? Qui, alle 2:17, una scossa 2.1 con epicentro a sud della città. Ed è solo l'inizio. Hai sentito, Marcus? Metti il viva voce. Niente soldi. 2.41, 3.05, 3.56. Aumenta gradualmente mentre si allontana dall'epicentro. L'ultima era a 19 km di distanza e con una potenza doppia. Lo sapevo. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo muoverci. Quanto sono affidabili questi dati? Dobbiamo esserne sicuri per fare quello che suggerisci. Cosa sarebbe? O per mandare Emily da te. Andate lì, raccogliete i dati e confrontateli con la scala metallica. Avrò bisogno di un testimone se vuoi che io prema quel grilletto. Cosa vuole fare? Evacuare Los Angeles. Axton! X! Dove siete? Cos'è? Zolfo. Paxton, Hicks! Ehi, Hector, guarda qui. Non va bene. Amico, non dovremmo stare vicino alla trivella mentre estraiamo questa roba. Paxton! Hicks! Di certo è umido laggiù. L'umidità scatena l'asma, lo sai. E allora? Tu non hai l'asma. Ma mi fai i capelli crespi. Scendi là sotto. Ok, darò un'occhiata. Credo sia questa. Glorioso giorno a lei. Mi scusi, forse ho sbagliato indirizzo. È qui per Marcus, prego. Entri, la porto da lui. Vuole qualcosa? No, sono a posto. Mio marito ha lavorato tutta la notte. Ha trovato un bel guaio. Chi è suo marito? Marcus! Questo non ha proprio senso. Pasticcino, la tua ospite è qui? Dottoressa Schiffman, grazie al cielo. Questo ha senso. Vado a salvare la città. Tornerai per cena? Non lo so. Passa a prendere dei cupcake quando torni. Cupcake? Cos'hai che non va? Ti ho appena detto che devo salvare Los Angeles. Allora, cosa? Una cheesecake? Sì, cheesecake. Siamo a Los Angeles, puoi andare anche più veloce. Stupidi stranieri. Non penso che il Wisconsin sia un territorio straniero. Sì, ma chi te l'ha chiesto? È razzista e scontroso, come difetti mi sembrano già abbastanza. Già. E ho scelto anche di essere violento. Ah, smettila, Warner! Cosa c'è? Sei un idiota. Oh, e perché sarei un idiota?
Amico, metti la cintura. Non posso, mi serve via libera per picchiare il ragazzino. Sapevi che se la sarebbe presa con te, perché sei venuto? Per il club di entomologia, la foresta nazionale della California ha 10.000 specie di formicide. Cosa? Ha detto mi piacciono gli scarafaggi. Lascialo stare. Perché lo difendi tanto? Cos'è, ti piace lo sfigato? No. Lei ha messo gli occhi su qualcun altro? Beh, ne sono lusingato. Sta zitto. Ehi, vacci piano, siamo ancora in macchina. Sarà meglio che non facciano scherzi. Ho il cuore debole. Paxton! Ehi, guarda. È il telefono di Paxton. Qualcosa non va qui. E all'idiota che... Mio Dio, che è successo? Hijo de puta. Lui è... Sì, è lui. Il tunnel è crollato. Che qualcuno ci aiuti. Siamo intrappolati qui sotto. Aiutateci. Osserva l'ossigeno. Non c'è nessuno lì fuori. Chi lavorava qui è sepolto sotto tonnellate di cemento. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto già, del tuo seno. Prega. È un ottimo modo per conservare l'ossigeno. Ma che cavolo. Avete combinato un casino, non è vero? Che strano. Quello è il tuo sacco a pelo? Cosa ne pensi? Il materiale sembra leggero. Sentirai freddo. Lo credi? Mm-hmm. Io forse so come fare per riscaldarti. Stanno flirtando e noi due faremo festa questo weekend. Allora... È probabile. Ma credo ci siano più possibilità che ti faccia del male. Potrebbe anche piacermi. Eh? Teddy, andiamo! Dai, amico, voglio fermarmi a mangiare. Finalmente, sezione! Tutte queste piccole scosse sono colpa vostra. Ma come osa? Avete preso la faglia. Abbiamo seguito le regole alla lettera. E chi diavolo siete voi due? USGS. USGS? Che diavolo è, uno snack? United States Geological Survey. Sentite, nessun incidente sismico è stato collegato al 100% alla trivellazione. L'unico problema qui è un malfunzionamento della valvola di deflusso. Probabilmente. È così da tutto il giorno. Inizia da qui, qui. E seguendo queste linee si irradia tutto intorno, da questo punto qui a qui, spostandosi. C'è una dispersione dell'epicentro. Lo fa nel modo peggiore. L'intero bacino di Los Angeles è una rete di profonde faglie che formano la faglia di Sant'Andrea.
L'avete mai sentita? Questi dati suggeriscono che i fluidi sono stati spinti ad alta pressione sotto questa stazione, producendo delle micro spaccature che raggiungeranno le prime linee di faglia, causando un effetto domino. E ora tutte queste spaccature stanno venendo in superficie lungo le faglie profonde, cosa che rende instabile l'intero bacino di Los Angeles. Cosa? Che significa instabile? Volete predire un terremoto distruttivo? All'inizio la città vivrà centinaia di scosse altamente localizzate di piccole entità. La portata dell'impatto può variare dalla misura di una piccola casa a un intero quartiere. Se non foste esattamente sulla fessura, non ve ne sareste mai accorti. E quando abbastanza microfessure si espanderanno e taglieranno le linee di faglia originali... Quindi? Che... Il bacino sprofonderà. Questo è ridicolo. Capisce? Ah. Posso prendere in prestito questo? No, Marcus! Ah, sarà grandioso! Cosa l'hai preso? Vedete? Quando queste microfessure si uniscono, lo strato superiore si indebolisce sempre più, fino a quando... Il bacino collasserà. È un virtuale 10.0. Il più grande. Dios mio. Beh, ne approfitterò per vedere un bagno per l'ultima volta questo weekend. Scusate. Mi piace la tua maglietta. Sembra morbida. È cotone? Probabilmente è cotone e poliestere. Ehi, sentite qui. Le formiche rosse hanno dei chemiorecettori per i gradienti di biossido di carbonio e recettori magnetici per i campi elettromagnetici. Wow! I ricercatori hanno capito che prima di un terremoto le formiche stanno sveglie durante tutta la notte, fuori dal loro formichiere, vulnerabili ai predatori, e si comportano così. Non fanno niente fino al giorno dopo la scossa, e credo lo stiano facendo ora. Stai dicendo che le formiche possono predire i terremoti? Beh, lo dice l'università di Essen, ecco. Io credo abbiano ragione. Oh, ecco, un forte scossone! Oh, fermati, ho finito per ucciderle. Mettilo giù, mettilo giù! Vado in bagno anch'io. Teddy, pensaci tu. Già, sì. Cosa fai qui? Cosa credi? Io non lo so. Ok, rallenta. Insomma, non qui. Qual è il tuo problema? Siamo in bagno. Andiamo, sai chi mi vuoi quanto io voglio te. Derek, torniamo dagli altri. Se vuoi un po' di privacy possiamo andare lì dentro. Entra e finiscila. Non voglio farlo, ferma. Fammi uscire. Finiscila. Non fare la puritana, ok? Ho detto basta, Derek. Oh mio Dio! Tutto ok? Sì. Le formiche hanno proprio ragione. Sentite, senza un mandato non posso mostrarvi il registro operativo. Sono solo un ingegnere, non ho l'autorità. Questo è il numero privato del direttore. Sarà felice di collaborare. Ah, sì, molto felice. Questo è il mio numero. Mi chiami per qualsiasi evenienza. Mi dispiace. Grazie. Per i suoi colleghi. Se ci fosse qualcosa che pensate dobbiamo fare... Io assumerei un avvocato e mi preparerei per 20 anni di prigione, ma forse sarà fortunato e morirà nel terremoto. Scusi! Spero che il resto dei suoi giorni sia meraviglioso! Credi che l'abbiamo causato noi? Non lo so. Forse. Andiamo, rispondi al telefono. Nicole? Ehi. Lei e i suoi amici stanno andando lì. Pronto? Ehi, ascolta, sono io. Dimmi, Jack. Ascolta. Ehi. Sei seduto? Basta perdere tempo, parla. Paxton X.
Sono morti. Cosa? Il tunnel d'accesso è crollato e indovina chi è venuto a farci un lungo e spaventoso discorsetto. Loro? Sì, loro. USGS. Jack, cercano solo qualcuno a cui dare la colpa, va bene? Calmati adesso, calmati, ascoltami. Dopo aver aperto le valvole, ci ridimensioneremo per un paio di giorni. Tutto andrà bene, chiaro? Non ci sono i regolamenti, quegli scienziati sanno che siamo i responsabili di ogni singola dolina che si sta aprendo in tutta la città. Dolina? Aspetta un attimo, rallenta un secondo. Cosa sta succedendo? Ci sono delle scosse? Certo che ci sono scosse. Ecco perché sono venuti qui. Hai seguito il protocollo? Ma certo che l'ho seguito. Intendo i miei scheni perché so che hai trivellato troppo in profondità. Vedremo quando apriremo la stazione 5. Noi non apriremo la stazione 5 stanotte. Perché? Perché avevamo due impiegati qui che sono morti in quel tunnel. Ma cose che possono capitare, incidenti del mestiere. Questo è un incubo. È un momento difficile, ma dobbiamo aprire quelle valvole. Vuoi aggravare il problema? Fatti ridere. Mia figlia si trova lì. Quindi promettimi che chiuderai ogni singola stazione fino a quando non scopriremo cosa non è andato. Hai la mia parola. Prenditi cura della tua famiglia e io mi occuperò delle cose qui. Ok? Ehi. A dopo. Diavolo. Ehi, Hector. Chiama la tua famiglia e mandala a sud. Va alla stazione 5 e assicurati che Ritter non faccia niente di stupido. Ok, e con i corpi? Chiamo la polizia per strada, metto al sicuro la mia famiglia e ci vediamo lì il prima possibile. Che razza di incubo. Prima di tutto, questa è la zona Alkist Priolo. Il dottor Parrish ha citato. Tale zona ha il più grande potenziale di rottura di faglie superficiali che sono in grado di causare danni a cose o a persone. È limitato a un'area intorno alla base della collina di Hollywood, ma la gran parte di Hollywood non è toccata da questa mappa. Il terremoto è solo una scossa. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiuto! Aiuto! Oh mio Dio! Andiamo! Santo cielo, è orribile! Ah! Attenta, Lu. Hai detto qualcosa? No. Ehi, forse dovremmo tornare indietro. Cosa? Perché? Per un piccolo tremolio. Ci sono state scosse un po' dappertutto. Cinguettano tutti su Twitter. È divertente. Che cosa? Che cinguettino. Non importa. Sentite, credo che Nicole abbia ragione. Ho letto di queste incredibili doline prima di finire il succo e... E comunque posso usare il tuo caricatore? No, lo sto usando. E non te lo presterò. Ragazzi, vi preoccupano le doline. Davvero? Dai, andiamo, siamo quasi arrivati. Che succede, bello?
incassi. Non è niente. Rilassati. L'ho sentito anch'io. Non è niente. È proprio qui. Ehi, amore, voglio solo dirti che ti amo e che sei tutto per me. E poi volevo confessarti che quella volta a Cabo, quando sei svenuto, sono andato a letto con il concierge, ma non ha significato niente, quindi trova nel tuo cuore la forza. Ehi, tesoro, potresti ignorare questo messaggio? Ci vediamo a casa. Ti amo, Dennis. Era un soffio. Allora chiamo un altro. Ci saranno centinaia di burocrati che possiamo contattare. Scommetto che sarà sepolto dalle scartoffie. Se l'evacuazione non partirà presto, le conseguenze saranno catastrofiche. Ci sarà pure un'autorità che possiamo avvisare. Non saprei chi, è il mio primo giorno e di certo non vorranno ascoltarmi. Ah. Come sarebbe colpa tua? Potrebbe esserlo. Queste scosse forse potrebbero essere causate da una delle nostre stazioni. Oh, Jack, è così da te? Oh sì, hai ragione, perché ho una lunga lista di precedenti nel provocare terremoti. Northbridge? Sì, colpa mia. Le Filippine? Sì, sempre colpa mia. Sì. Hai sempre messo la tua famiglia in secondo piano? E sì, più o meno la stessa cosa. Questo è incredibile, perché... Oh mio Dio. Cosa c'è? Credo di averla trovata. Davvero hai trovato Nicole? Mandale un messaggio e tieni d'occhio dove si trova. Oddio. Andiamo, muovetevi! Oh, andiamo, Nicole, fatti vedere, facci sapere che è tutto ok. Ragazzi, dobbiamo tornare indietro ora. Che cosa? Perché? Dico sul serio, siamo in pericolo qui. Ah, ce li siamo. Che cosa hai letto? Sul serio, Nicole. Sono stanco ora. Smettila di fare la rompiscatole, ok? Non è la tua auto e tu non sei... Attento! Oh! Non si muovono più. Oddio, si è fermata. Va bene. Avranno trovato il campeggio. Ok, quindi è positivo. Ok. Va bene. Oddio. Cavolo. Andiamo. Oh, dove stai andando? Cosa fai? La scorciatoia. Da qui arriviamo sulla Ronald Reagan. La quinta è trafficata. Poi dovremmo filare dritti da Nicole verso la foresta. Lo spero. Non preoccuparti. Il peggio è alle spalle. Dottor Booker! Dottor Booker! Oddio! Aiutami a tirarlo fuori! Non ha senso tirarlo fuori. È meglio andarcene. Non possiamo lasciarlo qui. Ah, sì che possiamo. Tirarlo fuori e portarlo con noi sarebbe un suicidio. Come puoi essere così crudele? Anni di pratica. Maledetta sfortuna. Cosa? Va tanto male? Malissimo, per chiunque a Los Angeles.
eccetto per te. E perché me? Sei appena stata promossa. Andiamo. Credi che starà bene? Sì, non preoccuparti. La linea telefonica è una delle prime cose che crolla. Credimi, Nicole è molto più sicura fuori città. Come fai a saperlo? O lo dici soltanto perché no, vorresti farmi sentire immagina meglio? Immagina che la crosta terrestre su Los Angeles sia come un parabrezza rotto. Jack, in che senso la crosta è come un parabrezza? Non capisco cosa intendi. Mi servirebbe un martello per spiegarti cosa intendo. Cazzo! Cazzo! L'ho visto! Accelera. L'ho visto, reggi! Accelera! Sbrigati! Cazzo! A destra! Tieniti forte! Reggiti forte! Accelera! Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Stai pregando? Da quando hai cominciato? In questo momento. Oddio! Il telefono! Mi è caduto! Jack, Jack, Jack! Ho perso il telefono! Cosa? Ci serve per trovare Nicole! No, mi dispiace! Mi è scivolato dalle mani all'improvviso! Senti, vieni, vieni, prendi il volante! Oddio. Prendi il volante e non smettere di guidare! Forza, vieni! Ok! Prendilo! Ce l'ho! Lo tengo! Ce l'hai? Sì! Attento, mi raccomando! Attento! Cazzo! Tieniti! Guida! Ci sto provando! Vedere! Sia molto più grave di un parabrezza rotto. Ehi, Teddy, stai bene? Dove sono? Fatemi, che cos'è? Cindy. La mia testa. Oh, cosa è successo? Santo cielo. Cos'è stato? Usciamo. Dobbiamo uscire. Dov'è Warner? Oh mio Dio. E il parabrezza. Cazzo. Aiutiamo, va. No, 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 no! Aiutatemi! Porca puttana! Warner! Cosa facciamo? Cosa facciamo? Non lo so, ma dobbiamo fare qualcosa! Non mollare, Warner! Ti dà l'auto! Forza! Arriviamo! Ehi, ehi, non è una buona idea! Non te l'ho chiesto! Tenete duro!
qual è il tuo piano? Una volta che ha preso la corda, lasceremo andare l'auto e lo tireremo su insieme. Sì. Mi chiamo Warner! Perché ci state mettendo così tanto? Ok. Andiamo, Cindy. Arriviamo! Sbrigati! Aiuto! Sta arrivando, Warner! Tieni duro! Prego, sbrigatevi! Sta arrivando, sta tranquillo! Aiuto! Aiutatemi! Ma che state combinando? Warner! Cindy, aiuto! Ti passo una parte della cinghia, ok? Ok, ma sbrigati! Sei pronto? Svelta! Prendi la cinghia! Sì, sono pronto! Forza, l'hai andiamo! Presa? Andiamo! Ma che state combinando là sopra? Cindy, andiamo! Sta provando, ci sta provando! Non ce la facciamo più! Ci riprovo! Dai, ti giuro che ti ammazzo! Prendila! Sbrigati, Cindy! Torne! Ora conto fino a tre! Andiamo! Pronto? Ok, vai, vai, sono pronto! Uno! Due! Oh no! Tre! Maledizione, non risponde nessuno, nemmeno al centro emergenze. Oh, cavolo! Cosa fai? Non fermarti. Se c'è un'emergenza abbiamo carta bianca. Ho due punti sulla patente. Ma che importa? Sei tu il nuovo capo dell'agenzia adesso. Prendi in mano il potere. Lascia che sia io a parlare. Favorisca patente e libretto, per favore. Agente, vede quegli incendi in centro? È solo il principio. Non sto parlando con lei. Marcus, per favore. Patente e libretto, per favore. Sì, solo un momento, Mostrali il tuo badge. Zitto! Scusi, sono sicura che sia da qualche parte. È ridicolo, agente, abbiamo fretta! Non mi sto rivolgendo a lei, ma presto lo farò. Signorina, patente e libretto, per favore. Qui da qualche parte, non riesco a... Sono sicuro che riceva una percentuale, ma le suggerisco di lasciare andare questo pesce piccolo. Signore, è il suo ultimo avvertimento. Che tempismo. Michael T. Booker, United States Geological Survey. Lei ha fermato due scienziati i cui dati possono provare che questo è il più grande terremoto. E questa gentile dottoressa è l'unica persona che possa convincere il governatore a evacuare la città. Salve. A meno che non voglia essere il poliziotto che ha permesso a 3.800.000 persone di morire. Salga sulla sua moto e ci scorti fino al centro operativo per le emergenze di Los Angeles, immediatamente! Ma io veramente... Ora, Ponciarello! Non guidi al telefono. Dice sul serio? Certo, agente. Seguitemi. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti, benvenuto. Benvenuti a Hollywood, dove ogni giorno centinaia di aspiranti stelle arrivano per realizzare i loro sogni e in centinaia se ne vanno sconfitti. Ok, adesso stiamo per passare davanti al famoso Capitol Record Building, che ricorda una serie di 45 giri infilati. È stato il primo edificio con l'aria condizionata, aperto nel 1956. Wow! Non c'è da preoccuparsi, gente, è solo una piccola scossa come ogni giorno. Thank you.
Allora lei non è al sicuro lì fuori? Solo se Ritter apre la stazione, e mi ha assicurato di non farlo. Te l'ha assicurato? Quell'uomo è una canaglia, avresti dovuto lasciare il lavoro quando non te mi sembra detto. Il momento di mi discutere. Sembra che tu abbia preferito quell'idiota. E tu che mi hai lasciato, ok? Io ricordo di averti dato diverse opportunità. Ma perché stai girando? Devo fare benzina. Non ha senso farla adesso, dobbiamo andare a prendere nostra figlia. Non so quanta autonomia avrò nella foresta senza te. Non potrebbe essere spaventata. Non ci sono altre stazioni. Hai ragione, è meglio non fermarsi. Il terremoto localizzato è stato confermato dall'USGS, che per ora è irraggiungibile. Non dovevo fargli usare il mio martello. Di certo Ritter non la smette. So, devo tagliare i capelli. Ok, seguitemi. I capelli. Devi mostrare sicurezza e determinazione se vuoi che ti ascoltino. Sai quello che stai facendo, quindi devi convincerli. Usa la testa e cambia il tragitto degli autobus. Dove diavolo è Booker? Si sono scossi in tutta la città e navigo nel buio qui. Comunque, signore. Vattene. Ho appena mandato due miei uomini al centro, perché non si fa sentire? Siete anche voi dell'USGS? Sì, signore. Emily Schiffman. Lavoravo con il dottor Booker e lui è il nostro collega, il dottor Gladstone. L'eccentrico? Dottore eccentrico, per la precisione. Voi due già vi conoscete? Circa ogni mese mi danno notizie del buon dottore qui. L'influenza aviaria, febbre da fieno mortale. E qual era l'ultima? L'uragano di squali? Non hai idea di quanto siamo stati vicini a quell'evenienza. Ha detto lavoravo. Booker l'ha licenziata perché è pazza. Il dottor Booker è morto. Siamo venuti qui per questi dati che volevamo mostrare al dottore. Tenente! Tenente! No, voglio la croce d'osso al bordo. Tenente! Non me ne frega un cazzo se nel timone è tutto esaurito. Tenente. Fatelo! Cosa? Deve evacuare Los Angeles. Evacuare? L'intera città? Voi siete due pazzi. Tenente, quello che sta succedendo, le doline sono modeste attività sismiche. E ce ne saranno delle altre. Poi ci saranno crolli strutturali. Gli incendi scoppieranno su tutta la linea della costa. E infine ci sarà un enorme blackout. Non avevo salvato. E tutto questo non è niente. Solo piccoli problemi, delle bazzecole. Come sarebbe solo piccoli problemi? Quello che vuole dire è che si stanno spaccando le faglie sotto il bacino di Los Angeles. Ehi, parole semplici. Qual è troppo difficile per lei? Faglia? Bacino? Eh? In questo momento, la crosta terrestre sotto di noi, a sud della Sierra Madre e a ovest di Pasadena, si sta sgretolando in mille pezzi. E tutto quello che c'è sopra si sta sbriciolando e sta cadendo nell'oceano. Signore, che facciamo con gli autobus? Devo fare tutto io qui. Mettete in attesa gli autobus. E come suggerite di fermarlo? Non si può controllare un terremoto. Non è vero. Di cosa parli, Marcus? Del contenimento dell'epicentro. Da dove viene fuori? Ecco cosa faremo. Faremo esplodere l'epicentro originario e creeremo una gigantesca catastrofe localizzata. Come dice? È la dissertazione di Emily, è la sua teoria, il suo piano, un buon piano. È un piano da cimeno. Stai suggerendo che dovremmo appositamente distruggere Long Beach? Ma rimarrebbero 7/8 di Los Angeles comunque. Dice sul serio. Ha ragione. Lui è un pazzo. Ma ascoltate, Long Beach, a chi mancherà? Ok, attraversando questo fiume, il rifugio è 1 chilometro a nord. Saremmo dovuti rimanere sulla strada, non ho idea di... Almeno sai dov'è il nord. Cindy, hai capo sul telefono? Per niente. Forse dovremmo tornare sulla strada principale. Scordatelo, la strada principale è a 5 chilometri e il rifugio è solo a 1 chilometro. Sta facendo buio! E a meno che non voglia finire come Warner, smettila di fare la stronza e cammina! Derek!
Muoviamoci. Attente, si scivola. E Cindy, non bagnare il telefono, ok? È alta 5 centimetri, genio, posso farcela. Muoviamoci! Di sbrigarti. Qualcuno si è goduto la scena. Forse possiamo chiamare il proprietario. Basta parlare del cane! Teddy, come va con il telefono? Vuoi aggiustarlo? Concentrati, amico! Sì, sì, è da buttare, mi dispiace. Grandioso. Ragazzi, non lo so, è buio. Dovremmo andare in quelle grotte lì. Se ci fosse un'altra scossa? Non voglio rimanere intrappolata. Sembrano sicure, insomma, sono lì da centinaia d'anni. Io credo che dovremmo attenerci al piano originale. Ok, sto congelando e non vorrei essere mangiato vivo dagli animali. Se riposiamo, potremo tornare indietro in un'ora. No. No. Non verrò in una grotta buia con te, Derrick. Qual è il tuo problema? Sapere? Perché ce l'hai con me? Non sai esattamente quale sia il Dici problema. Dici sul serio, tu sei sì, quella che serio. Mi ha provocato per me. Io ti avrei provocato, ragazzi, davvero? Ragazzi, guardate. Noi abbiamo appena trovato il nostro salvatore. Aspettate. È disgustoso. Sei malato, amico. No, i cani hanno un sesto senso. Due team di studiosi hanno da poco scoperto che i cani si allineano con il campo magnetico terrestre quando defecano. Quindi, da quella parte c'è il nord. Oh mio Dio. Sei malato. È vero. Nicole. O vieni con noi, o puoi fare la stupida e seguire una bussola di merda. A te la scelta. Seguire un pezzo di merda o te? Non noto la differenza. Buona fortuna, allora. Teddy, divertiti con la regina dei ghiacci. Andiamo, Cindy. Cindy. Derrick ha ragione. Va bene. Andiamo, Teddy. Forza! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh cielo. Parlami! Jack, la vedi? Non è qui! Aspetta un attimo, Hector! Digli che lo richiamo! È caduta la linea! Aspetta! Ho il cellulare di Paxton e... Maledetto Ritter! Affermati!
affermativo. Sì, signore. Sì, signore, spero di sì. Gladstone, Schiffman. Il governatore sta mandando tutti sotto il decimo sud e sopra il decimo nord. Avete la vostra evacuazione. Se c'è qualcosa che possiamo fare, mi scusi, voi dovete dirmelo. Scusi un attimo, okay. Devo rispondere. Dovete agire. Pronto? Perché a questo punto non saremo in grado di fermare lo sciacallaggio. La Guardia Nazionale non potrà controllare l'intera popolazione. Signore! Sì! Che cosa c'è adesso? Temo debba dire a tutti di tornare indietro. È troppo instabile. Affogheremo in milioni di cause civili. Smettila di preoccuparti, Jack. A questa profondità troveremo così tanto petrolio che poi potremo pagare qualsiasi agenzia governativa. Non mi preoccupo. È l'unico a Los Angeles a non essere. Altra detonazione, signore, e accenderemo la pompa tra un'ora. Signore, la prego, non lo faccia. Hector, rilassati, amico, ok? Versati un bel bicchiere di champagne e goditi lo spettacolo. Ha provocato le prime scosse, ma la stazione di Ritter alla National Forest, la trivella è più profonda e forse spaccherà il mantello e provocherà scosse ancora più forti a nord della città. È lì che stiamo mandando metà della popolazione evacuata. Volete concentrarvi su un problemino? Profondare nell'oceano ora è un problemino? Perché cadere in un lago di fuoco lo è, e stiamo cadendo in una colata piroclastica. Piro cosa? Gas supercaldi che spingono rocce fuse in superficie. Trivellare a fondo potrebbe far espellere il magma a 730 km orari. Magma? Sì. Quindi Los Angeles sta per diventare un enorme vulcano. Beh, non lo chiamerei esattamente così, ma sì, non possiamo far continuare i lavori di scavo. Non ci credo che sia così idiota. Quanto può essere stupida quella ragazza? Non so quanto. Cosa? Insomma, sì, Nicole è proprio stupida. E anche Teddy. Mi esce il sangue dal naso. Cosa farai se ci saranno orsi là fuori? Scappo via, no? Non vuoi proteggermi? Vedremo. Non scaricarlo, risparmia la batteria, bla bla bla. Se mio padre avesse brontolato di più. Io ho un'idea. Ho letto online che si può caricare la batteria con il calore del corpo. E come può funzionare? Fa freddo. Ma se mettessimo la batteria tra noi due e ci riscaldassimo, allora? Come no, pervertito. Ho detto scaldare, non fare l'amore. Andiamo, potrebbe funzionare. Ok, non posso credere che lo sto facendo. Le mani sopra l'equatore. Ok, sì, sì. Ondeggia un po'? Ondeggio? Ecco, sì. Ok. Ok. Scusa, già. Il terremoto di San Francisco dell'89 è stato causato da una frattura lungo la faglia di Sant'Andrea. Simultaneamente l'epicentro si trovava anche nella foresta nazionale. Esatto, quella è stata causata dall'MLB. La Major League di Baseball? Esatto, gli Oakland contro i Giants, che si scontravano nella baia. Niente pubblico della East Coast e il peggior rating di sempre. Quindi la commissione della Lega di Baseball divisa... Ah, stia zitto, la prego! Ne ho già abbastanza che lei non chiude mai quella boccaccia. I Bash Brothers, Conseco e McGuire erano geneticamente dei super soldati. Oh, la prego, stia zitto! Adesso faremo il gioco del silenzio per il resto del volo, d'accordo?
Ok, dai, fammi controllare. Ok. Oh, che freddo. Andiamo. 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 Sì. Oh, sì, ti piace mordere, eh? Sì, mi piace. Perché abbaia? Sì. Oh mio Dio, hai sentito? Sì. 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 Ascolta. Sì. Ehi, che cosa c'è? Andiamo. Oddio. Derek. Sì. No, togliti. Ci sono quasi. Derek, devi lasciarmi stare. No, anche tu no, ci sono quasi, sto per venire. Ehi, guarda, si è acceso. Nicole! Nicole, sei lì fuori! Dove sei, tesoro? Dove sei? So che ti ho sempre dato la colpa. Ho incolpato Ritter e il lavoro. Ma ero io. Ho messo la mia famiglia in pericolo. Troveremo Nicole. Nostra figlia è piena di risorse. Io sono sicuro che la troveremo. Lo so, ma non è quello che stavo cercando di dirti. Io speravo sempre di guadagnare di più per... così risolvere tutti i nostri problemi. Jack, non te l'abbiamo mai chiesto. Ok. Senti, anch'io... mi prendo parte della colpa. Insomma, ti ho assillato un po' troppo, perché tu non c'eri mai. Questo lo so. Ma è ovvio che... tu ci hai sempre messe al primo posto. Vuoi scommetterci, piccola? L'ho fatto. Conosci Theodore Toblowski? Accendilo, DJ. È il momento. Ci sono dei fari. Vengono qui. Chi sarà? Sono i miei. Sì, grazie a Dio. È la macchina di mio padre. No, oh, papà! Grazie mio, grazie. Metti questo. Oh, stai bene, tutto ok? Ok, andiamo via. No, dobbiamo andare alla stazione. Hector ha detto che Ritter accenderà quella cosa e provocherà un enorme terremoto. Devo portare te e i ragazzi al sicuro, ok? Se l'accendesse sarebbe davvero al sicuro, dobbiamo andare. Signore, se c'è una possibilità di salvare la città, io ci sto. Anch'io. Ok, salite in macchina e andiamo, veloci. Su. Ho appena parlato con lui. Non va bene. Dov'è Ritter? Venite! Ritter! Ritter! No! Non si può passare! Spegnilo! No! Spegnilo! Okay. Non fare l'idiota! No! Espies! Sei in arresto! Andatevene subito! Andatevene! Lo stringa! Ritter, spegnilo!
Andate via! Non potete... Lei è in arresto, signore! Spostati! Ehi, ne avete il diritto! Dobbiamo chiudere le pompe! No, no, invece dobbiamo azionarle comunque. Cosa? Dobbiamo usare le tue pompe idrauliche per espandere la spaccatura originale che punta qui. Per amplificare la faglia iniziale e limitare l'epicentro, questa è la mia teoria. È un buon piano. Il mio lavoro. Mi serve una mano. Fermi! Se centralizziamo la pressione generata nella crosta... Ah, aspettate! Per creare un enorme terremoto. Scusi, signorina, non aveva detto che era un'idiozia? L'ho detto un'ora fa e non mi chiami signorina, ma dottoressa. Scusi, ancora non capisco. Le linee di faglia sono a raggiera e l'epicentro sta perdendo pressione. Vuole spaccarlo di più? Precisamente. Useremo le sue pompe alla massima pressione per localizzare lo spiato di questa fessura. È una pazzia! Questo posto diventerà instabile e la foresta andrà in mille pezzi. È questo il punto, giusto? Jack, che cosa stai facendo? Dobbiamo massimizzare la pompa. Adesso. No! Dannazione, no! Può portarlo fuori da qui! Ora come ora non sono proprio sicuro di chi dovrebbe essere ammanettato. Ripeto, la città di Los Angeles è in allerta. Aspetti, aspetti! C'è un ordine di evacuazione in corso. Le zone costiere sono sotto allarme tsunami. Ripeto, le zone costiere sono sotto allarme tsunami. Ti prego di mantenere la calma. Los Angeles sta diventando preda degli sciacalli. Ripeto, c'è un ordine di evacuazione in corso. Ti prega di mantenere la calma. Mio Dio, che cosa ho fatto? Possiamo fermare il terremoto? No, certo che no. Ma tuttavia possiamo spostarlo. Oh, bene. Dove? Proprio sotto i nostri piedi. Ok. Vedo ogni tipo di gas nel sistema di controflusso. Questi tubi di sbocco non reggeranno. Beh, meglio così. Vogliamo che vadano laggiù nella frattura ed esplodano. Ok. Siete pronti? Maledizione! Cosa c'è? Cosa? La pressione non aumenta. La valvola di emergenza si chiude. Se il sistema è sovraccarico, deve essere fatto ripartire. Niente da fare. Ok, dobbiamo aprirla manualmente. Hai visto cosa è successo a Paxton e a X questa notte? Io laggiù non ci torno. Non abbiamo altra scelta. Ok? Abbiamo solo 10 minuti prima che si rompa del tutto. Anzi, 5 minuti. Andiamo! Il cielo ci protegga. Credi che l'abbia fermato? Non ne ho idea. Ehi, ragazzi. Volete andare in elicottero? Sì. Sentite, non so cosa dire. Forse dovrei riconsiderare tutto, perché... Tenente, qual è la cosa peggiore che possa capitare? Quella di trasformare una foresta nazionale in un vulcano. O anche questo è un problema minore. Esatto! Perderemo l'intera città, quindi cosa ci importa degli alberi? È come lamentarsi per un graffietto sul faro posteriore di una Ferrari. Ciao! Ti voglio bene. Attenzione, Jack, non c'è un altro modo. Tornerò presto. Sì, puoi scommetterci che lo farai. È pronto? Credo. Aspettate. Sono io che ho alterato la trivella e ho ignorato gli avvertimenti. Sono la falla del sistema. È la falla, sentito? È la falla che ha provocato le spaccature delle faglie. Non ci pensare. Vengo io al posto di Hector. Non mi oppongo. Ok, mettilo KO, campione. Andiamo! Aspetta, aspetta, aspetta! Jack! Jack! Prendi i miei guanti, ti serviranno. Andiamo, andiamo! Forza! Attento! Questo non cambia niente. Ancora meriti di morire. Thank you.
caldo là dentro. Andiamo, parti! Metti poco, forza, andiamo! Dai! Sbrighiamoci, o non ce la faremo. La valvola di sfogo è qui, sulla destra. Sarà facile. No, signore. Riproviamo. Spingi! Forza, Jack! Ancora! Ok, andiamo! Cazzo! È ancora attiva. Abbassiamola di nuovo e io la terrò aperta. Senti, scherzavo quando ho detto che meritavi la morte. Ehi, una volta su quell'elicottero. Però comunque un uomo morto. Facciamolo, andiamo! Andiamo! Ora esci da qui! Sai che odio pagarti gli straordinari. Grazie. Dove sono finiti? Avrebbero dovuto già aprirla. Non possiamo aspettare. Dategli un altro minuto. So che sta arrivando. Da qui! Aspettate, guardate! Forza, vengo! Sbrigati, coglione! L'ultimo sforzo! Bravo! 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 Di assestamento. Si stanno diramando per tutta la contea di Los Angeles. Che cosa significa? Significa che ha funzionato! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! In fondo lo sapevo! Una bruttissima giornata, eh? Non è stata poi tanto male. Sono arrivato in seconda base. Credo di non avere più un lavoro. Sono sicura che troverai qualcosa vicino a casa nostra. Aspettate! Dobbiamo comprare una cheesecake!